Signor Brighi di Cesena sta ripetutamente consultando il cronometro. Ci sono raccomandazioni a proposito che tutte le gare dell'ultima giornata inizino contemporaneamente. Sono pronti i giocatori comunque da un pezzo, da un paio di minuti. Il direttore di gara che si sta sincerando appunto di tutto ciò che avviene ai bordi del campo, soprattutto affinché le nubi dei fumogeni si diradino. C'è anche un minuto di raccoglimento che viene osservato in memoria di un tifoso scomparso nelle ultime ore qui ad Avellino, un tifoso irpino. Tutti in piedi qui allo stadio che ha visto per 10 anni consecutivi la massima serie a cavallo fra gli anni 70 e 80. Tanto mi segnalano che continuano ad giungere tifosi del Messina fuori dallo stadio, sono arrivati altri pullman, altre macchine al seguito. Vi ricordo il consistente ritardo per via di una frana che ha interessato la Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Bagnari, in pratica subito dopo la partenza dei tifosi giallorossi. Quindi tantissimi sono dovuti tornare a casa, molti altri arriveranno con la partita già iniziata. Adesso è quasi tutto pronto. Applausi ancora per la memoria di questo giovane tifoso scomparso nelle ultime ore ad Avellino. Messina che effettuerà il calcio d'inizio. Primo piano per il signor Brighi di Cesena, che ha diretto recentemente il Messina in occasione della gara interna con l'Ascoli. Partite del Buonocore che tocca il pallone all'indietro per Bertoni, il capitano del Messina, che rientra dopo aver scontato un turno di squalifica, mentre c'è Buonocore che tocca sulla destra per Godias. Si alza la bandierina, la palla in rete, ma con largo anticipo l'assistente del direttore di gara aveva segnalato la posizione irregolare, probabilmente di Torino ma non di Godias. Posizione assolutamente regolare quella di Godias, che era riuscito ad andare anche a segno dopo 30 secondi. Non si può comunque parlare di gol annullato. Mentre c'è l'Avellino che viene in avanti, il lancio intercettato da Di Meglio che rinvia nella metà campo biancoverde. Colpo di testa di Godias per Buonocore messo a terra, il Messina guadagna un calcio di punizione. Non è ancora trascorso un minuto. C'è un calcio di punizione dunque per il Messina, già battuto da Buonocore, palla per Bellotti, lo spiovente all'interno dell'area, il controllo tentato da Torino che si porta fuori dai 16 metri il pallone, il cross di Fausto, poi Sportillo di testa, palla a fondo campo e c'è la rimessa dunque per l'Avellino con Sansonetti, che adesso si fa consegnare il pallone dai raccattapalle per riprendere il gioco. Gioca con un classico 4-4-2 la formazione di Ammazzalorso, mentre il Messina si schiera con il 3-4-1-2 con Buonocore alle spalle di Godias e Torino. Il rinvio di Sansonetti, che 15 anni fa ha vestito anche la maglia del Messina in Serie B, mentre Avellino in avanti, si chiudono le maglie della difesa del Messina grazie anche al contributo di Antonio Obedio, che perde palla a metà campo e adesso può attaccare Cinelli, la palla sulla destra per Costantino, il duello con Sportillo, giunto a fondo campo il traversone di Cinelli, la respinta del giocatore del Messina e quindi primo tiro dalla bandierina per la squadra di casa. E Cinelli che tocca corto all'indietro per Pisciotta, il traversone a mezza altezza in mischia, il rilancio di Obedio, la palla si impenna e poi c'è addirittura Godias, l'attaccante del Messina, che rilancia verso metà campo, salta Torino che non riesce ad evitare De Martis, l'intervento alle sue spalle di Ignoffo che mette il pallone in fallo laterale. Con le mani è pronto Portanova, lancio oltre la metà campo, di petto lo stop di Buonocore che si allunga troppo il pallone, l'Avellino parte con una Pisciotta in avanti, il lancio è troppo lungo, intercetta Di Meglio e lancio in profondità, non riesce a raggiungere né Torino né Godias questo suggerimento dalla retrovia, esce Sansonetti e blocca e l'Avellino riparte sulla sinistra con Ignoffo e adesso palla per Mascara, uno dei siciliani dell'Avellino, Mascara originario di Caltagirone in provincia di Catania, mentre c'è un tocco all'indietro e il rilancio di Ignoffo in fallo laterale, il tocco all'indietro era stato proprio di Mascara e quindi Ignoffo, per non correre rischi, ha rilanciato in fallo laterale. Squadra a ridosso della metà campo, piuttosto corte la rimessa in gioco di Portanova per Di Fausto, adesso c'è Godias lungo la corsia di destra, viene fermato ma per l'arbitro è tutto regolare.
il tocco nella metà campo dell'Avellino, c'è Obedio che fa pressing, conquista il pallone, ma poi la sfera che era schizzata proprio sulla schiena di Obedio è terminata dalle parti di Sansonetti, che rinvia con troppa energia la palla direttamente in fallo laterale senza che Carbone riesce a trattenerla sul terreno di gioco. Il capitano del Messina in possesso di palla per la rimessa con le mani, si avvicina a Obedio, il lancio comunque in profondità per Torino di testa, l'intervento di De Martis, ancora con le mani il Messina, Obedio mette a terra il pallone in avanti verso Godeas che si è spostato sulla sinistra, tiene in campo il pallone ma lo perde per l'intervento di Costantino, e adesso a centrocampo il recupero di Bellotti che tocca in zona centrale verso Portanova. Avanza palla al piede, c'è il pressing di Mascara, il lancio in avanti di Portanova e palla recuperata subito dall'Avellino, la controffensiva, c'è in anticipo il portiere Marruocco che blocca al limite dell'area. Pronto il giovane portiere del Messina che sta disputando da titolare questo finale di stagione per la squalifica prima e poi l'infortunio di Ceceri. Intanto Di Fausto conquista palla sulla destra, si invola, giunge all'altezza dei 20 metri, viene messo a terra e fa guadagnare al Messina un calcio di punizione. Messina che ha l'occasione dunque di sfruttare questo calcio di punizione all'altezza dei 20 metri, settore di destra. In avanti anche Bertoni e Di Fausto, oltre ai due attaccanti Godeas e Torino. Sul pallone naturalmente Enrico Buonocore, mentre siamo già nel quinto minuto, 0-0 il punteggio tra Avellino e Messina. È pronto ancora Buonocore, attende il fischio del direttore di gara, vicino a sé anche Bellotti. Ecco il cross a mezz'altezza, tocca Bertoni, poi l'uscita coi pugni di Sansonetti, la difesa dell'Avellino cerca di spazzar via e il rilancio di Carbone intercettato da Obedio si spegne in fallo laterale. Con le mani la rimessa in gioco di Carbone, subito il pressing di Obedio che fa terminare ancora una volta il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco verso Costantino, la rovesciata oltre la metà campo, l'intervento di Bertoni che frana addosso a un giocatore dell'Avellino, calcio di punizione per la squadra locale. A subire il fallo è stato numero 11 Vidagé, di origini argentine, ex dell'Aquila. Punizione già battuta per Carbone sulla destra, attaccato da Obedio, adesso palla per Costantino quasi al limite dell'area, il tocco verso il centro, Cinelli fa scivolare il pallone sulla sinistra dove c'è Ignofo che calibra un cross, colpo di testa di Obedio, anzi di meglio, la palla si impenne e c'è Obedio che rilancia verso la metà campo con Torino che cerca lo stop di petto, la palla in qualche modo giunge a Bellotti che apre subito il gioco verso Godeas in posizione di ala sinistra. Può avanzare Godeas, arriva in supporto anche Sportillo, ma Godeas converge al centro, la palla per Buonocore troppo lungo, il suggerimento dell'attaccante, esce coi piedi e spazza via Sansonetti che tocca verso Costantino, avanza il numero 7 dell'Avellino, palla per Vidagé fermato da Bertoni, quindi il tocco all'indietro per Di Meglio che disimpegna su Portanova. L'apertura sulla destra per Di Fausto, ancora Portanova, avanza il difensore del Messina, palla al piede, il lancio in avanti nel settore di Torino, la palla schizza via, il terreno è scivoloso, ci sarà una rimessa laterale a favore della formazione di casa. Persino il di Messina è arrivato a partita iniziata e sta cercando un posto in tribuna coperta. Intanto il gioco è fermo qui all'Partenio, sono trascorsi 7 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Risultato di 0-0 sulla sinistra, palla per Ignofo, attaccato da Bellotti. Cerca di disimpegnarsi Ignofo, il tocco di Bellotti in fallo laterale. Ma è stato di un giocatore avellinese perché la rimessa è stata assegnata al Messina. Con le mani Portanova, all'indietro per Marruocco che gioca questo pallone con i piedi uscendo dall'area di rigore. Bertoni serve la disposizione dei compagni, poi apre sulla destra verso Portanova, passaggio al centro per Di Meglio, non trova sbocchi la manovra dei difensori del Messina, nuovamente palla a sinistra per Bertoni che lancia verso Torino. Su Torino c'è l'arcigna guardia di Pisciotta che lo mette a terra, guadagna un calcio di punizione il Messina.
Sportillo all'indietro per Buonocore, cerca la finta su Costantino, termina a terra, ma il fallo è stato proprio del numero 10 del Messina. Punizione battuta da Carbone verso Pisciotta, l'apertura sulla sinistra. Pignoffo rilancia oltre la metà campo, troppo lungo il lancio per Mascara, ma recupera Vidaglie. Adesso l'Avellino manovra sulla destra con Carbone di prima intenzione verso il centro, scivola Pisciotta ma rimane sempre in possesso di palla, il tocco per Cinelli, posizione centrale, cerca ancora Mascara, Cinelli ma va a scontrarsi con Godeas, l'attaccante del Messina che ripiega sovente nella propria metà campo. C'è un calcio di punizione per la squadra giallorossa. Tanto è notevolmente aumentato il numero dei sostenitori peloritani, perché come vi dicevo anche in apertura di trasmissione i tifosi del Messina arrivano alla spicciolata, ce ne segnalano addirittura un migliaio ancora in arrivo, mentre il gioco stagna a metà campo con Bertoni che manovra, tiene palla, il rilancio in avanti verso Godeas, colpo di testa di un difensore campano e quindi il recupero da parte di Pisciotta, ma c'è Obedio che irrompe a tre quarti campo, si avvicina all'area di rigore, cerca di guadagnare adesso il fondo campo, è seguito da un avversario, effettua un traversone che viene recuperato a centro area da De Martis che tocca lateralmente verso Carbone. Continua il pressing dei giocatori del Messina, piuttosto alto quello di Sportillo, ma l'Avellino riesce a disimpegnarsi con Mascara, l'apertura sulla sinistra, l'avanzata di un giocatore irpino, il corridoio per Vidaglie, giunge per primo Marruocco e blocca la sfera. Undicesimo minuto di gara nel corso del primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0. È pronto Marruocco, lontano dall'area di rigore, a rilanciare molto lungo nella zona di Torino. Palla che viene intercettata a metà campo da Bellotti, lancio in avanti, troppo lungo. Cercavano di evitare il fuorigioco, gode a sé Torino, la sfera è terminata dalle parti di Sansonetti. Rilancio molto profondo del portiere irpino, colpo di testa di Portanova. Poi a metà campo recupera Obedio, Sportillo sulla sinistra. Lancio in avanti verso Torino, fermato in fallo laterale da Carbone, ma l'ultimo tocco è stato proprio dell'attaccante del Messina, cannoniere dei giallorossi. Avellino che manovra sulla destra, il lancio in avanti di Carbone, tocca a Sportillo, può tenere in campo il pallone, rilancio in avanti, salta di testa Carbone ma recupera Bertoni, buono cuore ancora per Bertoni, Obedio. Tunnel ai danni di Cinelli, avanza Buonocore, viene fermato regolarmente, nessun fallo sul fantasista del Messina, adesso Obedio frena l'azione di rimessa di Pisciotta mettendo in fallo laterale, pronto con le mani Carbone. Carbone giocò una grande partita anche al Celeste nel girone d'andata, intanto Sportillo rilancia in avanti ma forse c'era un fallo sul centrocampista di sinistra del Messina, recupera l'ennesimo pallone Obedio, viene fermato irregolarmente, l'arbitro lascia proseguire, c'è Carbone che viene in avanti sulla destra, due giocatori sono rimasti a terra, Obedio e un giocatore dell'Avellino, non riusciamo a vedere il numero della maglia del giocatore irpino, si tratta del numero 11 Vidaglie, argentino d'origini, ha iniziato la stagione con l'Aquila, ammazza l'orso che lo conosce bene, lo ha voluto anche qui in Irpinia. C'è bisogno della barella per l'attaccante irpino. Problemi dunque per Vidaglie, gioco interrotto al 13° minuto del primo tempo, risultato di 0-0. Gremita anche la tribuna coperta quest'oggi. Ci saranno circa 18.000 persone, forse qualcosa in più, al Partenio. Mentre Vidaglie viene trasportato adesso sulla barella ai bordi del campo, applausi per il giocatore irpino. Attende a Marzalorso prima di effettuare il cambio, anche se qualcosa si muove in panchina. Intanto vedete, bel primo piano della curva giallorossa. Mentre il Messina restituisce il pallone agli avversari,
visto che era stato Carbone a mettere in fallo laterale per consentire ai sanitari dell'Avellino di intervenire su Vidage. Con le mani pronto Carbone, in avanti, salta Bertoni di testa, ma la palla è recuperata da Costantino, l'intervento di Bellotti, poi Sportillo in avanti, la palla che non filtra. Buonocore adesso rimette in gioco con le mani, Obedio, il passaggio di ritorno sempre su Buonocore, cerca il dribbling, poi scivola, ma ancora Buonocore in possesso di palla, all'indietro verso Bertoni. Tanto Buonocore ha qualcosa da dire a Costantino, che l'ha toccato duro. Portanova, in avanti il tocco da parte di un difensore dell'Avellino, poteva dar via libera a Godeas, l'azione sfuma, ancora un rilancio in avanti di Di Meglio e quindi Portanova verso Obedio, che viene caricato irregolarmente da Cinelli, ma l'azione può proseguire per la norma del vantaggio. Il Messina a metà campo recupera, c'è Sportillo che serve sulla sinistra a Buonocore, attaccato da Carbone, ancora Buonocore, può andare a fondo campo, effettua il cross, calcio d'angolo per il Messina, il primo tiro dalla bandierina. Direttore di gara ha lasciato proseguire per questo fallo di Cinelli ai danni di Obedio. Messina è partito in avanti con Buonocore, giustamente il direttore di gara ha lasciato proseguire. C'è un calcio d'angolo che lo stesso numero 10 del Messina va a battere, il traversone, Godeas di testa, palla alta, ad un soffio il Messina vicino al gol. Minuto numero 15, Godeas di testa, palla che ha sorvolato la traversa di mezzo metro. Adesso Sansonetti si prepara al rinvio, primo vero pericolo del match. Rilancio di Sansonetti, poco oltre la metà campo, il colpo di testa di un giocatore irpino. Recupera Di Meglio in avanti verso Torino, costretta a indietreggiare l'attaccante del Messina, attaccato da Mascara prima e da Ignoffo dopo, messo a terra, guadagna un calcio di punizione la squadra di Florimbi. Bellotti sul pallone, si propone Buonocore, ma Bellotti poi temporeggia, serve adesso il fantasista del Messina che costretta a convergere al centro, cambia gioco dalla parte opposta chiamando in causa il lontano Bertoni. Non trova sbocchi il capitano del Messina, c'è Di Meglio che disimpegna ancora su Bertoni. Di Meglio, Bertoni, il fraseggio dei due difensori del Messina, lancia in avanti nella zona di Sportillo, non riesce a colpire bene Carbone, facendo schizzare il pallone in fallo laterale. Gioco già ripreso, terminato a terra Godeas, ma per l'arbitro è tutto regolare. Intanto vi sarete già accorti che è tornato in campo Vidage, per cui è ristabilita la parità numerica. Eccolo in possesso di palla, Vidage guadagna un fallo laterale dopo il tocco di Bertoni. E c'è pronta la rimessa in gioco di Carbone. Costantino verso il centro, ha tentato il tiro al volo Mascara, mentre Messina riparte con Obedio. Buonocore, si propone a sinistra anche Sportillo, mentre avanza Buonocore. Sulla sinistra adesso il passaggio per Sportillo, il cross rimpallato in fallo laterale, lo stesso Sportillo è pronto con le mani, Obedio, il cross, c'è in fuorigioco Torino, c'è stata prontamente la bandierina dell'assistente del direttore di gara. Punizione che batte lo stesso Sansonetti. Ignoffo, Vidage, non riesce a fermarlo Portanova, l'azione prosegue per la norma del vantaggio, c'era anche un fallo su Vidage, l'azione si sviluppa sulla sinistra per l'Avellino, tentativo di chiusura di Fausto, palla in fallo laterale, c'è la rimessa in gioco dunque per la squadra di casa all'altezza dell'area peloritana. Tocco per Mascara che cerca di disimpegnarsi con un palleggio aereo fermato da Bellotti. Godeas, duello con Ignoffo, ancora Godeas messo a terra, la palla termina in fallo laterale, vediamo se l'arbitro concede la punizione o la rimessa con le mani. Abbiamo l'opportunità di rivedere questo scontro tra Godeas e Ignoffo.
C'è una rimessa dunque con le mani di Fausto verso il centro Torino. Tocca soltanto il pallone, poi riceve da Bellotti, ancora Bellotti, l'apertura dalla parte opposta, ma Costantino intercetta e rilancia verso Vidagé. Controllo nei pressi della metà campo, si porta il pallone oltre la linea bianca e pronto con le mani Sportillo. Obedio per Bellotti. Apertura sulla destra dove c'è Di Fausto, oggi sostituisce Milana su quella corsia. D'esterno per Torino, di testa interviene Gnoffo e quindi Puleo, serve Pisciotta, Carbone, avanza palla al piede il numero 2 dell'Avellino. Pisciotta ancora, Costantino d'esterno verso Cinelli, anche lui ex Aquila. Silvestri sulla sinistra per l'avanzante Gnoffo. Il corridoio per Costantini che si è spostato dalla parte opposta, si chiude il triangolo con Gnoffo, non riesce a crossare l'ex del Palermo e adesso recupera Silvestri. Cinelli guadagna metri, adesso giunto al limite dell'area, il cross va a chiudere Obedio, poi Cinelli commette anche fallo sul numero 8 del Messina. Messina che ha concesso un po' troppo al numero 8 dell'Avellino, che ha guadagnato metri, è riuscito addirittura palla al piede ad entrare in area di rigore ed effettuare un cross. Buonocore, tocco per Torino, Di Fausto sulla destra, attende l'arrivo di Bellotti che forse viene fermato irregolarmente, e così anche per il direttore di gara, mentre scocca il 20° minuto e il risultato è sempre di 0-0. Obedio, una finta ai danni di Pisciotta che lo mette a terra. Dolorante, centrocampista del Messina che sta giocando un grande inizio di gara, aveva già superato Pisciotta che lo ha agganciato da dietro. Punizione sta per essere battuta da Di Meglio, il tocco è per Bellotti, tutta l'Avellino a ridosso dell'area di rigore. Di Fausto converge al centro, serve ancora Bellotti, ancora in profondità per Godeas, di petto spazza via Gnoffo e arriva Mascara nella propria metà campo che disimpegna su Carbone. Costantino all'indietro ancora per Carbone, c'è il pressing di Godeas. De Martis, serve Puleo che si sposta sulla sinistra, chiamando in causa Gnoffo, adesso Cinelli, Silvestri, ancora Cinelli, posizione centrale, Pisciotta d'esterno in avanti per Vidagé, adesso Costantino, l'apertura sulla destra per Carbone, il traversone di Carbone, subito all'ingresso dell'area c'è il colpo di testa di Bertoni che poi spazza via in avanti oltre la metà campo, può andare a chiudere Puleo che rilancia ma il pallone si impenna, lo spiovente sempre nella metà campo per Godeas che serve Torino, non riesce Torino a superare Puleo e poteva presentarsi tutto solo se fosse riuscito nell'intento di evitare il numero 6 Irpino, mentre c'è un rilancio in avanti dello stesso Puleo di testa, palla intercettata da Di Fausto seguito da Vidagé, ancora Di Fausto, buonocore, corridoio per Godeas, si alza ancora la bandierina, applicano bene la norma del fuorigioco i quattro difensori in linea dell'Avellino. È pronto Sansonetti, il tocco corto verso Puleo che scambia con il compagno di reparto De Martis. Ancora Puleo, mentre Pisciotta ne ha approfittato per andare ai bordi del campo a medicarsi. Intervento di testa di Di Meglio, Obedio, buonocore, appoggio sulla sinistra dove c'è Sportillo, si propone Torino, il lancio di Sportillo sulla sinistra, duello con De Martis, pallone controllato dal capitano Irpino che poi rilancia verso Costantino. Disimpegna adesso la squadra di casa con Mascara che non riesce a superare Bertoni, commesso fallo di ostruzione il capitano del Messina sul bomber avellinese. Una grande stagione per Mascara. Il gioco è già ripreso, Pisciotta
troppo lungo il lancio, recupera il Messina con Buonocore, colpo di tacco per Godeas, Torino in posizione centrale, non c'è nessuno sulla destra, adesso arriva Di Fausto, supera il suo avversario, corridoio per Torino troppo profondo, desiste dall'inseguire la sfera l'attaccante del Messina, palla a fondo campo ed è pronto ancora Sansonetti per una rimessa. Squadra a ridosso del cerchio di centrocampo, siamo già nel 24esimo minuto, risultato sempre fermo al Partenio. Colpo di testa di Portanova, poi Buonocore addomestica la sfera al centrocampo, cambia d'esterno con Obedio, il cross di Obedio per Godeas di testa, mette al centro ma non arriva nessuno, c'è Sansonetti che recupera. Un bel colpo di testa di Godeas, centro area non scattava Torino. C'è un gran tifo sulle tribune, soprattutto nelle curve. Puleo tiene palla nella propria metà campo, apertura sulla destra per Carbone. Un po' allentato il pressing iniziale il Messina, sbaglia l'appoggio, adesso il giocatore avellinese non riesce dalla parte opposta a recuperare Buonocore, pasticciano un po' le due squadre in questo momento a centrocampo. Cinelli in avanti per Vidagé che evita molto bene, Di Meglio può puntare Vidagé ma c'è in anticipo l'intervento di Bertoni. Torino messo a terra, l'azione prosegue, in avanti De Martis, la palla si spegne in fallo laterale. La rimessa in gioco per la squadra siciliana. È pronto Bertoni. Decide di rilanciare in avanti. Salta Godeas che tocca di testa ma la palla viene recuperata prontamente dai giocatori avellinesi. Costantino, il disimpegno di Mascara, palla subito recuperata dal Messina. Può andare in contropiede Torino. C'è Godeas sulla sinistra mentre è già schierata la difesa. Attende rinforzi Torino. Continua nel dribbling e poi in qualche modo la palla giunge a Bellotti che serve Obedio. Buonocore verso Godeas, poi ancora Buonocore non riesce a intervenire sul pallone, chiede il fallo, rilancia l'Avellino, tentativo di recupero da parte di Bellotti a metà campo ma non riuscito. Si è alzata anche la bandierina dell'assistente dell'arbitro che ha segnalato un fallo di mano di Bellotti, ma la palla era già stata recuperata dall'Avellino. E allora si riprende con un calcio di punizione per la squadra di casa. Pisciotta sulla destra per Carbone. Avanza ancora il numero 2. Tocca all'indietro per Pisciotta. Carbone. Costantino effettua il cross ma Ruocco blocca. Uscita sicura del giovane portiere del Messina. Avanza Di Fausto. Bellotti, Godeas, tocca all'indietro per Di Fausto, vede lontano Bertoni, lo serve, avanza il capitano del Messina impostando la manovra su Sportillo, subito verso il centro c'è Puleo in anticipo su Torino ma Obedio ruba palla, Buonocore il dribbling su Pisciotta, ancora Buonocore, non c'è fallo dice l'arbitro, si può proseguire. Costantino, possibilità di contropiede, avanza il numero 7 avellinese, poi sbaglia l'appoggio e c'è Portanova in possesso di palla. Bellotti, Buonocore chiede palla sulla sinistra ma il passaggio è per Torino. Bellotti, separata la metà campo, gioca sul filo del fuorigioco il Messina adesso con le punte Godeas e Torino piuttosto larghe, ecco Godeas che non riesce a superare il suo avversario ma la palla era schizzata lontano, difficilmente avrebbe potuto raggiungerla. Cinelli, Pisciotta, tocca all'indietro per Puleo e quindi De Martis, adesso c'è il pressing ma la palla giunge a Carbone, avanza ancora all'esterno destro, verso il centro Costantino, Pisciotta, cambia gioco dalla parte opposta verso Ignoffo ma la palla termina direttamente in fallo laterale.
La rimessa in gioco di Portanova. Cerca un compagno smarcato, il lancio in avanti verso Godeas che mette a terra il pallone dopo aver stoppato di petto e quindi obbedio, buono core, cerca il corridoio, palla che non filtra, mentre Didagé ha la meglio su Bellotti che lo ferma fallosamente. Calcio di punizione per l'Avellino all'interno del cerchio di centrocampo. Cinelli batte sulla sinistra per Silvestri, l'anticipo tentato da Portanova, poi in seconda battuta arriva anche Di Meglio, buono core, piuttosto arretrato adesso, serve Torino in posizione di ala destra, su Torino c'è Puleo, ancora Torino converge al centro, buono core, sta sprecando parecchio buono core, piuttosto nervosa la prestazione iniziale del fantasista del Messina che sente moltissimo questa partita, mentre l'Avellino torna in attacco con Costantino. Cinelli tocca all'indietro verso Pisciotta, difesa schierata quella del Messina, carica il sinistro Silvestri, la botta e la parata di Marruoco in calcio d'angolo, la grande conclusione di Silvestri dalla lunga distanza. Secondo tiro dalla bandierina per l'Avellino, la parata di Marruoco, una grande conclusione di Silvestri dalla lunga distanza. Adesso c'è il cross, colpo di testa, palla in area dalla parte opposta, arriva Puleo che cerca di rimettere un traversone al centro, la respinta di Di Fausto in fallo laterale, rimane dunque in posizione d'attacco l'Avellino. Costantino fermato correttamente da Obbedio, adesso rinviene Costantino, Obbedio mantiene il possesso della palla servendo Bellotti che si fa anticipare da Vidagé sulla destra, Vidagé trattenuto, tentativo di trattenuta da parte di Obbedio, poi Sportillo mette in fallo laterale. La rimessa in gioco, pallone che viene raccolto da Marruoco dopo un tentativo di cross da fondo campo. Esce Marruoco dai 16 metri, si prepara al rilancio. Portanova, attaccato da Mascara. Avanza ancora palla al piede il difensore del Messina. Un grande campionato il suo, però il suo suggerimento si spegne a fondo campo direttamente dalla parte opposta. Abbiamo già superato la mezz'ora. Il punteggio è sempre inchiodato sullo 0-0. Ennesimo rinvio di Sansonetti. Si avvicina De Martis al limite dell'area di rigore, Sansonetti preferisce il rinvio in profondità. Pallone oltre la metà campo, salta di testa Obbedio verso Godeas, rilancia Carbone di testa Portanova dalla parte opposta, quindi Obbedio per Buonocore, Godeas, c'era Torino che scattava in profondità, Godeas ha perso forse l'attimo giusto per incrociare il lancio. Ha comunque subito fallo l'ex attaccante dell'Udinese, c'è dunque un calcio di punizione poco oltre la metà campo. 7-5 per il Messina e il conto dei falli subiti. Fraseggio tra Obbedio e Bertoni, poi l'intervento di Vidagé in fallo laterale. La rimessa di Sportillo per Buonocore. Non c'ha un marcatore fisso Buonocore, ma anche oggi per lui trattamento speciale, mentre Sportillo viene fermato a tre quarti campo, parte l'Avellino con Vidagé, cerca di far filtrare il pallone ma non c'era nessuno che accompagnava l'azione dell'argentino. Ed è pronto Marruoco al rimessa in gioco, palla lunga in avanti nella zona di Godeas, ha problemi a mantenere in campo il pallone l'attaccante del Messina. Pallone intercettato da Obbedio, Buonocore per Godeas, questa volta c'è il fallo, messo a terra l'attaccante giallorosso. Adesso tutto l'Avellino a ridosso dell'area di rigore davanti a Sansonetti, dunque
Ci sarà un cross di Buonocore all'interno dell'area dove si va a piazzare anche il difensore Bertoni. Parte Buonocore, effettua il cross di testa, stacca Puleo e rilancia verso metà campo dove c'è Bidagé che ha la meglio su Obedio. Può partire il contropiede adesso per l'Avellino. Mascara si sposta sulla sinistra, d'esterno per Silvestri. Può andare al traversone Silvestri, il cross smorzato da Di Fausto e poi Marruocco blocca e fa ripartire sulla destra Bellotti. Portanova sbaglia l'appoggio per Buonocore, non c'è nessuno da quelle parti, allora l'Avellino può ripartire con Pisciotta. Carbone avanza ancora sulla destra, Carbone serve Costantino, il cross rimpallato da Bertoni, ancora Costantino, il traversone spazza via Portanova. Godeas mette a terra la sfera, non riesce ad andare via De Martis che lo ferma in fallo laterale. Sempre in piedi due tecnici, ammazza l'orso per l'Avellino e Florimbi per il Messina. C'è la rimessa in gioco che sta per essere battuta da Alessandro Bertoni, capitano del Messina. In avanti per Godeas, il controllo. In avanti ancora, cerca il dribbling, la palla giunge a Sportillo, chiedeva il fallo Godeas. Sportillo può andare a fondo campo, giunto nei pressi della bandierina, effettua il cross, guadagna una rimessa o probabilmente un calcio d'angolo mentre l'arbitro va a redarguire Costantino. Vediamo se si tratta di corner. È così infatti. Una grande ammucchiata al centro dell'area, parte il cross di Buonocore, colpo di testa ad allontanare e di Cinelli. Lo stesso Buonocore che si incarica di rimettere con le mani. Sportillo, passaggio di ritorno. Andare al dribbling, adesso Buonocore si avvicina all'area di rigore. Ancora Buonocore. Bellotti. Il tiro dalla lunga distanza diventa un passaggio per Godeas che spara sul portiere, poi la respinta in fallo laterale, grande occasione per il Messina al 36esimo minuto con Godeas davanti a Sansonetti, un rimpallo lo aveva favorito mentre c'è Obidio che viene fermato in fallo laterale, una grande occasione per Godeas che ha sparato proprio sul corpo di Sansonetti. Mentre c'è ancora un pallone all'interno dell'area di rigore, Torino si decentra, adesso palla che termina a fondo campo, è stato fermato Torino, forse c'è un calcio di punizione, quindi una sorta di calcio d'angolo ravvicinato. Messina vicino al gol in due occasioni nel corso di questo primo scorcio di primo tempo con Godeas al 15esimo e al 36esimo, adesso c'è un calcio di punizione da fondo campo, c'è sempre Buonocore mentre i tifosi del Messina si fanno sentire. Sono 10 falli subiti dal Messina contro i 5 subiti dall'Avellino. È pronto Buonocore, c'è tanta gente davanti a Sansonetti. Fischio del signor Brighi, il cross di Buonocore, il colpo di testa di un difensore irpino, la palla dalla parte opposta viene accompagnata da Sportillo in fallo laterale ed è lo stesso Sportillo che si incarica di rimettere con le mani. Fondo campo per Obedio, il traversone di Obedio, la palla termina dalla parte opposta dove c'è Torino mentre Buonocore si impossessa della sfera, fa partire il sinistro che si infrange sul corpo di un avversario, allora recupera Bertoni nei pressi della metà campo, il lancio in avanti, De Martis in anticipo su Godeas, c'è l'intervento di Pisciotta su Obedio, forse c'era fallo come il Messina avrebbe voluto ma l'arbitro lascia proseguire. Cinelli verso Ignoffo che avanza, palla al piede, ancora Cinelli, posizione centrale Mascara, il tocco all'indietro per Cinelli. Pisciotta si gira e sposta il gioco sulla destra dove c'è Carbone. Costantino all'altezza dei 20 metri fa partire il cross di Meglio fuori per Godeas che però non riesce ad intervenire prima di De Martis, allora c'è un'altra conclusione di Silvestri e palla a fondo campo.
Davvero un tiratore temibile dalla lunga distanza, Silvestri. È pronto Marruocco a rimettere in gioco. Lancia a spiovere nella metà campo irpina. Di testa di Fausto per Godeas, che viene anticipato da Puleo, mentre Silvestri manovra, anzi è Cinelli, sul quale interviene fallosamente Godeas. Guadagna un calcio di punizione la squadra di casa. Pisciotta sulla destra per Carbone. Bidagé, poi Pisciotta ancora sulla destra per Carbone, difende il pallone Sportillo e c'è dunque una rimessa da fondo campo a favore del Messina. Siamo già nel 40° minuto nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, Messina vicino al gol in due occasioni per l'Avellino, una gran botta di Silvestri alla mezz'ora neutralizzata in calcio d'angolo da Marruocco. Lancio di meglio per Torino, che tocca di testa la palla che poi viene raccolta da Sansonetti. Rimane a terra dolorante Torino, Sansonetti mette in fallo laterale, c'è bisogno di cure per il numero 9 del Messina, sul quale è intervenuto energicamente il numero 5 De Martis. Gioco interrotto dunque, mentre la regia ci ha proposto ancora uno scorcio della curva nord, dove ci sono almeno 6.000-7.000 tifosi del Messina. Intervento di testa di Costantino, la rimessa adesso a favore dei giallorossi. Buonocore per Sportillo, Godeas di petto per Buonocore, cercate il colpo di tacco, adesso Godeas, anche lui con colpo di tacco si aiuta disimpegnando su Sportillo, mentre la rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di un avellinese. Sportillo per Godeas, ancora Sportillo, può andare al cross troppo sul portiere, Sansonetti non ha problemi. Costantino perde palla, c'è la rimessa in gioco a favore del Messina. Sportillo, la rovesciata verso Torino, sbaglia De Martis, ma Torino indietreggiava per evitare il fuorigioco, c'è allora Puleo che rilancia. Bellotti tocca all'indietro verso Di Meglio, palla che giunge a Godeas, Buonocore cerca di recuperare palla, ci riesce Bellotti. Pressing su Bellotti, ottimo il lavoro del centrocampista del Messina. Buonocore, Bellotti di testa, cercava Torino, Ignoffo mette in fallo laterale. Prazzo di bel gioco per il Messina con Bellotti, autore di una elegante azione, mentre Buonocore se ne va sulla destra, viene fermato irregolarmente, guadagna un calcio di punizione. Poco più di 3 minuti al termine del primo tempo, più recupero. È pronto Buonocore per effettuare questo calcio di punizione, probabilmente un nuovo cross all'interno dell'area. Vicino a sé c'ha Bellotti. Si attende il fischio del signor Brighi di Cesena. Parte il cross di Buonocore, un tiro molto tagliato, Torino non riesce a colpire, la palla si spegne a fondo campo. Era saltato più alto Torino, almeno questa è stata l'impressione dalla tribuna. Non è riuscito a colpire l'attaccante. E Sansonetti si prepara a un nuovo rinvio, mentre sta per volgere al termine questa prima frazione di gara. Rilancio del numero 1 Campano. Costantino commette fallo ai danni di Sportillo e dunque c'è un calcio di punizione per il Messina. Di Meglio verso Portanova, oltre la metà campo Portanova cerca il lancio su Godeas, intercetta Ignoffo, poi la rovesciata verso Mascara, Cinelli, c'è Vidagé piuttosto isolato in avanti sul quale interviene d'anticipo Di Meglio e quindi Buonocore il lancio in avanti, c'è un fallo di mani e adesso calcio di punizione, l'arbitro aveva lasciato correre per la norma del vantaggio, c'è stato un fallo di mani evidente
di un giocatore avellinese. L'arbitro intelligentemente ha lasciato correre perché ha visto che il pallone arrivava ancora tra i piedi di Buonocore. Dopo la rovesciata di Ignoffo, Buonocore si era impossessato del pallone ma è stato fermato irregolarmente. Continuano a salire i falli subiti dal Messina, sono 12 adesso. Mentre è pronto Buonocore, distanza ragguardevole, posizione centrale comunque. Provato spesso anche nel corso dell'ultima settimana Buonocore da quella distanza. Siamo già nel 45esimo minuto. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Siamo già nell'ultimo minuto di gara nel corso del primo tempo. Parte Buonocore, il tiro all'incrocio e Sansonetti è piazzatissimo. Difficile ingannare un portiere esperto come Sansonetti. Tanto viene fermato Obedio, parte Mascara, lo ferma Bertoni. Quindi Obedio tocca all'indietro verso Marruocco. Una manciata di secondi ancora allo scadere del tempo regolamentare. Rilancio di Marruocco. Godeas per Torino, poi la palla non giunge a Buonocore. Si impegna la difesa irpina. Cinelli. Davanti per Vidager. Mascara di prima intenzione sulla sinistra, Silvestri mette a terra, apertura subito dalla parte opposta, c'è il colpo di testa di Sportillo, quindi Bellotti per Obedio, messo a terra a centrocampo, c'è un calcio di punizione, autore del fallo De Martis. Adesso 3 minuti di recupero, mentre continuano ancora ad arrivare tifosi del Messina, continuano ancora ad arrivare tifosi del Messina in curva nord. Arrivano adesso alla spicciolata, tifosi rimasti bloccati con tanti pullman. Intanto Godeas fa da sponda per Obedio, passaggio per Bellotti, il tiro al volo d'esterno, palla colpita malissimo e termina a fondo campo questa conclusione di Bellotti. Ricordo a chi si fosse posto soltanto adesso visione di questa partita che parecchi tifosi del Messina sono rimasti bloccati lungo la Salerno-Reggio Calabria questa mattina a causa una frana, ha dovuto cambiare percorso e in parecchi sono tornati indietro, altri stanno arrivando alla spicciolata e si aggiungono ai quasi 8.000 che sono presenti quest'oggi alla Partenio. C'è una rimessa in gioco per la squadra di casa, mentre cioè siamo 1 minuto e 40 secondi oltre il tempo regolamentare, se non abbiamo visto male l'arbitro farà recuperare 3 minuti, mentre c'è l'Avellino che viene in avanti con Pisciotta, l'apertura sulla destra verso Costantino, può andare al traversone Costantino, tocco all'indietro e per Carbone di testa l'intervento di Di Meglio che allontana, c'è Buonocore che può controllare all'altezza della tre quarti, avanza ancora Buonocore. Si propone Obedio mentre c'è Sportillo sulla sinistra, eccolo servito Sportillo, cambia gioco anche l'esterno sinistro, palla che giunge a Godeas all'interno dell'area, il duello con Ignoffo, Godeas si avvicina, a fondo campo c'è la possibilità per Obedio ma giunge per primo sul pallone un avversario e mette in fallo laterale, erano 2 e non 3 i minuti di recupero e quindi il signor Brighi manda le squadre negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo tra Avellino e Messina e mi pare che anche alla favorita il Palermo sia su analogo risultato contro l'Ascoli, quindi in questo momento Marra, ma c'è anche l'attaccante Francesco Marra. Messina in campo per il secondo tempo, non si vede ancora l'Avellino. Primo piano per Godeas e Torino. Sono già pronti a centrocampo, il secondo tempo inizierà con l'Avellino in possesso di palla. Mentre dalla regia mi dicono che c'è anche il supporto grafico per le panchine che non abbiamo potuto vedere all'inizio
della telecronaca. Vedete le panchine, Polito, Corallo, Landro, Tranfa, Calcagno, Calabria e Caridi. Mentre si sparge voce qui in tribuna stampa che il Palermo è passato in vantaggio. Comunque abbiamo visto le panchine, attendiamo il fischio iniziale del secondo tempo. Messina è già tornato sul terreno di gioco, deve ancora farlo l'Avellino. Vedete inquadrata anche la curva dei tifosi biancoverdi e subito dopo quella dei tifosi giallorossi. L'Avellino batterà il fischio d'inizio, batterà il calcio d'inizio del secondo tempo. Sono pronti Mascara e Vidagé a centrocampo, è pronto il signor Brighi. ...17-06... non è ancora arrivato il fischio iniziale del secondo tempo. Consulta i collaboratori mentre mi confermano che il Palermo è in vantaggio. Inizia il secondo tempo, Avellino Messina sono sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Ignoffo sulla sinistra, lancia in avanti, colpo di testa di Portanova, controlla Puleo, la rovesciata e poi Cinelli che non riesce a controllare, ma la palla giunge all'Avellino, Mascara non mantiene il possesso e allora Obedio cerca di portare in avanti, lancio per Torino, posizione centrale, arriva anche Buonocore, poi sbaglia l'appoggio, un grande suggerimento per Torino in posizione centrale, davvero una grande situazione offensiva dopo 30 secondi. Torino ha avuto una palla in corridoio davvero invitante. Pisciotta, in avanti il colpo di tacco, l'anticipo di Bertoni, diventa un passaggio in profondità per Torino che insegue la sfera, il tocco all'indietro di Carbone per Sansonetti, mentre ai bordi del campo si scaldano alcuni giocatori del Messina. In questo momento il Palermo è in testa alla classifica, mentre sbaglia Cinelli a metà campo, Portanova subito in profondità, sbaglia l'intervento Ignoffo, la palla termina in fallo laterale. È pronto Di Fausto, Bellotti, la Veronica di Bellotti sulla destra, viene attaccato e messo in fallo laterale il pallone da un giocatore campano. È pronto Portanova con le mani, Buonocore, supera Cinelli, si avvicina all'area di rigore, la botta e la palla a fondo campo, forse c'è stata una deviazione. Forse c'è stata una deviazione, come chiedono i giocatori del Messina, un tiro violentissimo da parte di Buonocore, quasi al secondo minuto. Rinvio di Sansonetti, la per Carbone. Anticipo di Obedio, aumenta il ritmo il Messina, scatta Sportillo sulla destra, il corridoio per Godeas, fuorigioco. Fuorigioco di Godeas. Mentre l'Avellino viene in avanti sulla sinistra, il passaggio per Silvestri, ha davanti a sé Di Fausto, il corridoio fermato da Portanova e il Messina riparte, Bellotti fuori gioco di Torino. Ancora gioco interrotto. Cinelli, Portanova in avanti, troppo profondo per Torino, esce Sansonetti dai pali, il tocco sulla destra per Godeas. De Martis, lancio sulla destra, cerca l'anticipo Sportillo ma c'è Vidagé che scivola, tocco di Portanova per Di Meglio, evita un avversario Di Meglio, la battuta in avanti nella zona di Torino, salta più alto Puleo che lo ferma, poi c'è il tocco all'indietro di Silvestri, Sansonetti disimpegna dopo un dribbling ai danni di Godeas. Pisciotta recupera, Carbone, sale l'urlo dei tifosi del Messina mentre c'è un fallo ai danni di Sportillo, lo ha commesso Vidagé. Si scaldano sullo e campo, ai bordi del campo
per il Messina. Bellotti sbaglia l'appoggio. Costantino converge al centro, lo segue Obedio. Ancora Costantino, cerca il passaggio in avanti per Mascara e la palla controllata da Marruoc termina a fondo campo. Non era Mascara ma Silvestri. Portanova in avanti per Torino che difende il pallone, poi cerca di servire Godeas, il pallone è troppo profondo, c'è l'intervento di Sansonetti. Sulla destra riparte Carbone. Ancora Di Meglio in anticipo ma un rimpallo favorisce l'Avellino. Mascara tiene palla ancora, l'apertura verso il centro con Costantino in posizione di tiro, la botta, la parata di Marruoc senza problemi. Il tiro di Costantino al quinto minuto. Portanova sbaglia l'appoggio che intendeva raggiungere Di Fausto e c'è con le mani Gnoffo. Silvestri, palla recuperata dal Messina con Obedio. Buonocore lotta a metà campo con Cinelli, alla meglio Buonocore, lo strattona Pisciotta. Torino termina a terra, guadagna un calcio di punizione il Messina. Messina che chiede la sostituzione, pronto Campolo. Pronto Campolo a rilevare Bellotti. Al sesto minuto dunque la sostituzione nelle file del Messina, numero 14 Sergio Campolo, lo scorso anno in forza al Perugia. Ed è pronto Buonocore sul pallone. È uscito il numero 4 Bellotti ed è entrato il numero 14 Campolo. Torino, Di Fausto, Godeas, Bertoni e Portanova all'interno dell'area di rigore dell'Avellino. Parte il cross, il colpo di testa, poi la palla che termina direttamente in fallo laterale, la rimessa segnata al Messina. Tutti i giallorossi in avanti. Ed è Sportillo che si incarica della rimessa con le mani. Buonocore, giunto a fondo campo, cerca di penetrare ma la sfera oltrepassa la linea bianca. Si prepara Sansonetti per il rinvio. Parte il rilancio, stacca di testa Mascara, poi c'è il tocco di Silvestri, quindi Di Meglio verso Campolo, perde il controllo Campolo ma la palla giunge a Portanova, il rilancio intercettato da Cinelli. Con le mani Portanova, anticipo di Gnoffo su Buonocore, ancora Portanova di testa questa volta, palla direttamente in fallo laterale. Sempre in piedi Carlo Florimbi. Gnoffo in avanti, colpo di testa di Bertoni, poi c'è quello di Pisciotta. Campolo, ancora Pisciotta, recupera, gli stende l'Avellino con Carbone sulla destra, corridoio per Costantino giunto quasi a fondo campo, il cross ribattuto da Bertoni, allora tocca all'indietro per Pisciotta. Cinelli, Silvestri lascia sfilare il pallone verso Mascara. Lo fermano i giocatori del Messina, Di Fausto. Adesso rilancio nuovo di Fausto, ma poi è sempre l'Avellino in possesso di palla. Sulla sinistra per Mascara. Sono in tre su di lui, interviene Campolo e mette in fallo laterale. Messina si sta lasciando prendere un po' dal nervosismo. Siamo già nel nono minuto di gara. Mascara sulla sinistra, arriva a fondo campo, poi torna indietro, non trova spazio per il cross. Cinelli, la botta e la parata di Marruoc. Pronto il portiere del Messina, classe 79, il rilancio in profondità. Cinelli, Puleo ad intercettare il pallone Campolo ma non riesce ad addomesticarlo,
3-2 il conto dei tiri in porta a favore dell'Avellino, 0-0 invece il risultato al nono minuto del secondo tempo. A vuoto il tentativo d'anticipo di Di Meglio, Silvestri per Mascara e poi in area spazza via Sportillo. Cinelli a metà campo, Avellino pericoloso, Pisciotta sulla destra per Carbone. Costantino può andare a tentare il cross, invece tocca al centro per Cinelli. Silvestri è un buon tiratore, non ci sono problemi però per Marruocco. Ancora il portiere del Messina, gioca oltre i 16 metri. Portanova. Il rilancio di Portanova intercettato. E quindi ancora Avellino in avanti con Carbone. È un buon momento questo per la squadra di casa. Costantino. Pisciotta. Cinelli, posizione centrale. Silvestri se ne va sulla sinistra, può andare al dribbling e Di Fausto lo ferma in fallo laterale. Cinelli, il dialogo ancora con Silvestri, alla meglio il Messina, chiedeva il fallo l'Avellino. Di Fausto sulla destra, non riesce a venire in avanti. E allora ancora l'Avellino, manovra sulla sinistra con Silvestri, Cinelli. Obedio ferma Costantino, può fare partire il contropiede del Messina. Torino sulla sinistra, può entrare in area di rigore, si ferma, tocca all'indietro per Obedio e poi sbaglia la conclusione Obedio, ma c'è Buonocore che può continuare. Buonocore può andare al tiro, messo a terra, guadagna un calcio di punizione, a vuoto il tentativo di Obedio, un pallone invitante da parte di Torino e il tiro a vuoto di Obedio. Mentre adesso ci sarà un calcio di punizione mentre Sullo prende il posto di Di Fausto. Sostituzione allora nel Messina. Calcio di punizione, adesso Sullo e Buonocore sul pallone. Cinque uomini in barriera per gli Irpini. È uscito il numero 7 di Fausto. Mentre siamo già nel dodicesimo minuto. Tutti in avanti, Gelorossi in occasione di questo calcio di punizione. Mentre Brighi raccomanda ai giocatori dell'Avellino di indietreggiare ancora di un metro. È pronto Buonocore. Fischio del direttore di gara. La rincorsa. Il tiro che si infrange sulla barriera e termina in calcio d'angolo. Ancora un tiro dalla bandierina per il Messina che cercherà di spingere adesso, visto che il risultato di parità fino a questo momento non serve, visto che il Palermo è in vantaggio sull'Ascoli. Dalla bandierina Buonocore ancora. Una grande ammucchiata nell'area avellinese. Parte il cross, ha cercato Portanova la deviazione, ma c'è stato un colpo di testa da parte di Vidagé e quindi calcio d'angolo ancora. Ha cercato la deviazione Portanova. Parte ancora Buonocore, il cross più profondo, questa volta esce coi pugni Sansonetti. Mette dalla parte opposta dove cerca di recuperare Obedio, ci riesce toccando all'indietro per Campolo. La battuta in avanti di Campolo. Messina deve stare attenta adesso al contropiede. Di Meglio va a chiudere Campolo, ma c'è l'intervento del direttore di gara, il fallo di Di Meglio. Calcio di punizione per l'Avellino. Tocco di Cinelli, laterale verso Pisciotta. Sulla destra per Carbone, il cross e palla in fallo laterale.
Mi sembra un po' troppo ammutolito il pubblico del Messina, sta seguendo questa fase del match. Intanto c'è la parata a terra di Marruocco, una girata di testa di Vidagé. Parte da dietro Sullo, è chiamato al lavoro di esterno di destra, mentre Portanova rinvia in avanti con le mani, triangolo che non si chiude con Sullo dopo il colpo di testa di Godeas. Messina che sta giocando meno bene che nelle ultime occasioni. Tanto la palla filtra in avanti, Torino per Buonocore che vince un tackle, si propone anche Obedio. Arriva Pisciotta e lo ferma. E riparte Costantino. Lancio sulla sinistra per Silvestri, troppo lungo. Palla direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco di Portanova. Siamo al quarto d'ora. Sfiora la palla a Buonocore, ma la recuperano subito i giocatori di casa. Cinelli commette un fallo, Campolo, e il cartellino giallo ci sta tutto, un fallo volontario. Dicevo, siamo al quarto d'ora, risultato ancora di 0-0. Adesso c'è un sole piuttosto cocente. Mezz'ora circa alla fine del match. Messina che deve cercare il gol vittoria e anche promozione. Mentre fraseggio tra Obedio e Campolo. Campolo ha preso il posto di Bellotti ad inizio ripresa dopo 5 minuti. Di Meglio. Mezzo a due avversari, fa filtrare per Campolo che poi tocca nuovamente all'indietro verso Bertoni. Non trova sbocchi il Messina, adesso c'è il lancio di Bertoni. Godeas di testa fa giungere la palla a Sullo, limite dell'area, Buonocore, Buonocore vince un take, poi si allunga troppo il pallone e recupera Sansonetti. Aveva vinto un take il Buonocore. Il rinvio del estremo difensore irpino termina dalla parte opposta, dove c'è Marruocco che può recuperare e rilanciare. Buonocore servito da Torino, avanza verso l'area, fermata ancora da Pisciotta, e riparte Costantino. Vidagé, posizione di ala destra, affronta Bertoni e Sportillo, il tocco del capitano del Messina termina in fallo laterale. C'è la rimessa adesso per Lavellino. Ci fanno sentire i tifosi di casa. Pisciotta converge al centro, scambia con Cinelli. Silvestri affida a Mascara, il triangolo non si chiude, c'è un rilancio troppo profondo, c'è Marruocco che si avventura. Rilancio del numero uno del Messina, esce dalla porta opposta Sansonetti, fa altrettanto. Pisciotta a metà campo. Dialogo con Carbone, l'intervento di Obedio in fallo laterale. Mentre stanno arrivando ancora tifosi del Messina. Ho trovato le porte aperte, tutto agevolato, intanto si alza la bandierina fuori gioco, ma l'arbitro fa proseguire. Il lancio di Campolo per Buonocore sulla sinistra, tiene in campo il numero 10 del Messina, poi converge al centro ma si allunga troppo il pallone. Pronto Sansonetti per il rinvio. Sono arrivati almeno altri 600 tifosi.
un serpentone di circa 10 pullman, sono arrivati in pratica a quasi mezz'ora dalla conclusione. Salta Portanova a metà campo, intervento falloso su Godea, scalcio di punizione. In avanti il tocco di Sullo, che però recupera nuovamente in profondità per Torino, questa volta all'interno dell'area, spinge l'attaccante del Messina, calcio di punizione per la squadra di casa. Pronto Sassonetti per la battuta di questo calcio di punizione al limite dell'area. 20° minuto del secondo tempo, risultato di 0-0. Si chiude il triangolo, c'è Di Meglio che però va a chiudere. Obedio, Fidagé su Obedio, calcio di punizione per il Messina. Mentre si riscalda anche la terza punta per la squadra giallorossa, c'è Marra ai bordi del campo, Buonocore. Fallo ai danni del giocatore giallorosso. Tocco per Sullo. Sta pasticciando non poco il Messina. Buonocore, spinta alle spalle, prosegue, c'è Pisciotta su di lui, poi Campolo. Adesso parte il contropiede dell'Avellino. Mascara attaccato da Di Meglio, lo ferma senza commettere fallo. E adesso Portanova, ancora Di Meglio. Con la punta del piede allunga per Godeas. Attacca da destra Godeas. Cerca di puntare verso l'area, viene messo a terra da Puleo e calcio di punizione per il Messina. E allora i tifosi del Messina fanno sentire tutto il loro sostegno adesso. Entriamo nella fase calda del match, 17 falli subiti dal Messina, 9 quelli dell'Avellino, Buonocore contro Sansonetti, si ripete ancora una volta questa scena. 21° minuto che scocca in questo istante, 5 uomini in barriera per l'Avellino. Ci prova ancora Buonocore, mentre Brighi invita sempre i giocatori di casa a indietreggiare di un metro. È arrivato un fumogeno all'interno dell'area di rigore e lo stesso Obedio che si preoccupa di metterlo ai bordi del campo. È pronto Buonocore, calcio di punizione, siamo nel 22° minuto, la conclusione e la palla sulla barriera, ancora calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina per la formazione di Florimbi. Parte il cross molto profondo, c'è Portanova che rimette al centro e quindi Mascara libera l'area, recupera Campolo, poi Di Meglio, Campolo lungo la corsia di destra, la palla giunge a Sullo, il tocco per Obedio che sbaglia il tentativo di finta probabilmente. E c'è Carbone che viene veloce sulla destra, Obedio recupera, c'è il break del Messina con Obedio, Torino, Godeas, buona situazione per Sullo, anzi Buonocore, si è alzata la bandierina e questa volta la posizione di fuorigioco mi sembra evidente. Aspettiamo il replay, attendiamo il replay prima di giudicare. La bandierina si era comunque alzata con anticipo, è la quarta volta che il Messina termina in fuorigioco. Stiamo rivedendo appunto il tocco e mi sembra che da queste immagini si possa dire che Buonocore era forse qualche centimetro al di là dei difensori. Ignoffo in avanti, palla direttamente in fallo laterale, la rimessa è per il Messina. Di Meglio, Bertoni, lancio in avanti, il colpo di testa di De Martis che poi rilancia nella zona di Bertoni, Sportillo, la palla termina in fallo laterale,
la rimessa segnata alla squadra ospite. Tarda ad arrivare in campo un altro pallone che è terminato nel tunnel ed è Bertoni che va a rimettere con le mani. Portanova, posizione centrale, c'è Sullo sulla destra, il passaggio invece è per Buonocore. Il pallonetto per Obedio e la palla è in fondo, oltre la traversa Obedio ha avuto la palla del vantaggio, una grande occasione. Al 24esimo minuto Obedio ha avuto la palla per portare in vantaggio il Messina. Adesso c'è un cambio nell'Avellino, mentre rivediamo la grande occasione capitata sui piedi di Obedio, calibrato il pallonetto che è terminato in fondo oltre la traversa. Entra in campo adesso il numero 16, Calcagno. Uscito Costantino, fuori Costantino, laterale di destra è stato Calcagno che dovrebbe ricoprire analogo ruolo, mentre c'è Pisciotta su Obedio, ancora Pisciotta in avanti per Vidagé, lo fermano i giocatori del Messina. Di Meglio, lancio in avanti, De Martis, poi l'intervento di Bertoni sul pallone che sfiora la sfera e la manda in fallo laterale. Mascara riconquista il pallone Sportillo. Obedio, una grandissima occasione capitata a Obedio. Intanto è buona la posizione, esce Sansonetti che già attendeva fuori dall'area di rigore. Riconquista il pallone Sportillo, lo scambia con Buonocore, si avvicina Buonocore all'area di rigore, effettua il traversone Torino, la girata, ma ha commesso anche fallo. Ha commesso anche fallo Torino. Calcio di punizione. In avanti Gnoffo che riceve il passaggio di ritorno. Sullo recupera, non riesce a filtrare il pallone, c'è un fallo di mani volontario, anche in questo caso scatta il cartellino giallo. Cartellino giallo per Cinelli. Ventisettesimo minuto del secondo tempo, ancora risultato di parità, vi ricordo il Messina ha bisogno di vincere per centrare la promozione diretta in Serie B. È pronto Campolo, parte il traversone in area, Buonocore trattiene ancora la sfera in mezzo a tre avversari, viene fermato poi. E attenzione adesso al contropiede, Calcagno, neo entrato, si sposta sulla destra, sbaglia completamente l'appoggio, riparte il Messina con Obedio che vince un tackle, ancora Obedio in avanti, palla per Sullo, attende Godeas sulla destra, eccolo servito, si restituisce la sfera a Sullo che va al traversone, pallone smorzato da Ignoffo. Cinelli, Ignoffo, Di Meglio va a chiudere su Mascara toccando all'indietro per Marruocco e poi sbaglia l'appoggio, il pallone gli è saltato male davanti a Marruocco. Pronto con le mani Silvestri, Cinelli, Pisciotta sulla destra, arriva Carbone, può andare al traversone profondo direttamente oltre la traversa. Messina deve serrare i tempi perché ci avviciniamo alla mezz'ora e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Portanova per Campolo di prima intenzione, Sussullo,
Lancio in profondità. Salta De Martis, ma c'è il tentativo di Godas di andare all'anticipo. Incertezza, e c'è Torino. Torino, l'anticipo di Sansonetti che para sull'attaccante del Messina. Davvero ancora una grande occasione. Al 29esimo, capitata a Torino. È stato comunque bravo Sansonetti ad intervenire. Adesso Di Meglio fatica non poco su Mascara. Campolo per Obedio. Mette a terra il pallone Obedio, c'è Buonocore che attende, cerchio di centrocampo. Portanova. C'è Sullo sulla destra, eccolo il lancio proprio per lui. Il cross intercettato. Poi Puleo a fatica e quindi Gnoffo. Ma riconquista la palla il Messina con Portanova. Traversone, un po' di confusione nelle file del Messina. Cross di Portanova che è terminato direttamente a fondo campo. Siamo alla mezz'ora esatta, 0-0 il punteggio. Mentre c'è un fallo di Vidagé ai danni di Bertoni. Bisogna battere un calcio di punizione, 15 minuti da giocare ancora. Portanova può superare la metà campo, palla al piede. Godas non riesce a penetrare, poi l'Avellino disimpegna bene ma recupera Portanova nei pressi della metà campo. Campolo tiene il possesso della sfera, lancia in avanti, colpo di testa di Puleo. Portanova, palla per Buonocore, spalla alla porta, si gira per il tiro e la palla a fondo campo. Non c'è stata nessuna deviazione, quindi non c'è calcio d'angolo. Riprenderà con il rinvio di Sansonetti, è pronto Francesco Marra. Prende il posto di Buonocore che ha speso tutto quello che aveva. Ovviamente Florimbi rischia le tre punte. Per il Messina è uscito il numero 10, Buonocore. Fuori Buonocore, dentro Marra. Rinvio di Sansonetti, il colpo di testa di Portanova. Ecco Marra in possesso di palla, gioca il suo primo pallone. Sportillo, Obedio, ha avuto una grande occasione Obedio, parte il cross Torino, limite dell'area, Godas sbaglia il primo tiro ma è ancora lui in possesso di palla. Sullo non riesce a fare filtrare il pallone ma recupera Portanova, avanza ancora Portanova, c'è il corridoio per Marra che non riesce ad addomesticare la sfera. Rinvio di Sansonetti per Mascara, recupera il Messina ancora. Sullo se ne va sulla destra, effettuato il cross troppo sul portiere, non ci sono problemi. Mancano 13 minuti, anche meno, al termine del match. Intanto c'è Cinelli a centrocampo che appoggia in avanti per Silvestri, attenzione, è un buon tiratore. Apertura sulla destra, Mascara, limite dell'area, parte il tiro, c'è una deviazione, poi ancora Mascara, si fa fermare da Di Meglio, lancio di Sullo in avanti, è buono per Godas, anzi il pallone picchia a terra, diventa imprendibile. Gnoffo, pronto un cambio nelle file dell'Avellino, pronto il numero 15 Calabria, tanto Marruocca ha recuperato. Palla che giunge a Torino sulla destra, non c'è fuorigioco, scivola ma ancora in possesso di palla Torino.
recupera Cinelli. Mascara sulla sinistra, fermato, ma a centrocampo recupera ancora Cinelli, c'è Obedio, nuovo recupero. Torino in fuorigioco, allora Obedio prova su Marra, palla che termina in fallo laterale, lo stesso Marra pronto con le mani, rimessa già effettuata, Obedio termina a terra, si rialza, poi l'arbitro non assegna il fallo, Cinelli può far ripartire l'Avellino, il lancio lungo su Mascara, si decentra però Mascara, su di lui arriva subito Di Meglio, ma attenzione, c'è il tentativo di conclusione, attenzione, e poi Marrocco compie il miracolo, Marrocco, incredibile, incredibile Marrocco, un miracolo davvero, non si può definire altrimenti, non si può definire altrimenti quello che Marrocco ha compiuto al 35esimo minuto. Mentre il Messina cerca ancora di venire in avanti, ma mi sembra la brutta copia della formazione giallorossa vista nelle ultime settimane. Ignoffo, tocca all'indietro per Sansonetti. Ancora Ignoffo, si spinge in avanti Cinelli. Mascara, Pisciotta, Carbone, sovrappone ancora Pisciotta, palla posizione centrale, ancora Cinelli, Messina mi sembra frastornato comunque, recupera Sportillo che rilancia verso Torino e poi parte in fuorigioco Godeas, fuorigioco netto, il gioco netto di Godeas. Ci avviciniamo alle battute conclusive, intanto stiamo rivedendo il prodigioso intervento di Marrocco. Esce Vidagé, entra Calabria. Calcagno, il tocco all'indietro per De Martis. Ancora Calcagno verso il centro, ma fa buona guardia Di Meglio. Campolo, fuori gioco di Torino. Fuori gioco di Torino. E adesso il direttore di gara si avvicina nei pressi della panchina del Messina. Va a rimproverare Criaco che si stava riscaldando ai bordi del campo. Punizione per l'Avellino quando mancano meno di 8 minuti alla conclusione. In questo momento il Palermo sarebbe in Serie B, il Messina andrebbe ai play-off. Comunque strano l'atteggiamento dei tifosi del Messina, piuttosto ammutoliti in questa fase finale dove l'incitamento avrebbe giovato ai giocatori giallorossi. Intanto c'è un fallo di Campolo che è già stato ammonito. A terra Pisciotta. Possesso palla degli Irpini, Pisciotta. Sulla sinistra attacca Ignoffo. Andare al traversone, palla recuperata da Campolo e quindi Marra, Obedio, difende il pallone Torino, quindi Sullo, fuori gioco, sempre in fuori gioco i giocatori del Messina in questa fase finale del match. Adesso attacca sulla sinistra Silvestri. Mascara, Cinelli verso Calabria,
subentrata al posto di Vidage Calabria. Attenzione Pisciotta, carica il destro e la palla a fondo campo. La grande conclusione di Pisciotta al 39esimo minuto. Portanova. Cristina ha le idee letteralmente annebbiate. Silvestri sulla sinistra. Può andare al traversone dalla parte opposta, arriva Sportillo e c'è anche Calabria, anzi Calcagno, che tiene in campo il pallone. Pisciotta. Per Ignoffo. Obedio vince un tackle, può andarsene sulla destra. Avanza ancora Obedio. Torino entra in area di rigore, ha davanti a sé Carbone. Torino, il tiro e la parata di Sansonetti in calcio d'angolo. Gran parata di Sansonetti. Ce l'hanno fatto arrivare là. Gli hanno detto segna. Tiro dalla bandierina. Va a calciare Obedio. Ci sono indicazioni dalla panchina del Messina, intanto Obedio va a calciare. Grande ammucchiata davanti a Sansonetti, parte il cross e l'uscita del numero 1 dell'Avellino, non ci sono problemi. Poco meno di 5 minuti al termine, Sullo non recupera il Messina, aveva avuto l'occasione, intanto parte in contropiede Calcagno. Affonda ancora Calcagno sulla destra, il cross campo lo tocca per Bertoni e quindi Portanova. Sbaglia completamente l'appoggio. Messina sta buttando alle ortiche la Serie B. Intanto c'è un nuovo cambio. C'è un nuovo cambio nell'Avellino. Tra il numero 18 Tranfa prende il posto di Mascara. Per l'Avellino è uscito il numero 9 Mascara ed è entrato il numero 18 Tranfa. Calcagno viene fermato da Obedio ma poi recupera ancora. Di Meglio rilancia in avanti, poi Cinelli supera Campolo, ancora possibilità di contropiede per la squadra erpina. Silvestri, Cinelli vince un rimpallo Obedio ma c'è Torino in fuorigioco. Pisciotta allunga il pallone ad Obedio e quindi Sansonetti può intervenire coi piedi. Messina ha speso tutto ciò che aveva, anche le risorse psicofisiche sono andate via. Sembra una formazione nettamente al di sotto delle ultime settimane. Adesso soltanto un miracolo può risolvere questo match a favore dei giallorossi che vincendo andrebbero in Serie B. Ignoffo anticipa Torino. Poi c'è Di Meglio che rilancia in avanti, ma la palla termina direttamente tra le braccia di Sansonetti. Rinvio in profondità del numero 1 erpino. Se no non è riuscito ad imbastire un'azione importante nella ripresa, almeno nell'ultima mezz'ora. Campolo. Attacca sulla destra, converge al centro Campolo. Una serie di dribbling, il corridoio per Torino. Torino la botta e poi la palla rilanciata nuovamente. Recupera il Messina con Di Meglio. Verso Sullo. Mette al centro Sullo. Il pasticcio all'interno dell'area da parte dell'Avellino ma il Messina non riesce ad approfittare. Scivola Portanova, recupera Campolo. Messa a terra, c'è un calcio di punizione
un minuto al termine, un minuto al termine, più recupero. C'è Campolo sul pallone, si avvicina anche Sullo, comincia a sfollare il pubblico del Partenio. È già iniziato l'ultimo minuto. È pronto Campolo per effettuare questo cross all'interno dell'area. Parte il traversone, il colpo di testa verso il centro, spazza via Silvestri. C'è Bertoni che recupera, il tocco all'indietro per Di Meglio. Nuovamente in avanti, salta Godeas e poi spazza via Carbone, ma c'è Obedio che rilancia in avanti di testa. Tocca all'indietro verso Sansonetti, coi piedi, rilancia oltre la metà campo, ma Di Meglio non riesce a fermare un attaccante che entra in area e poi c'è la possibilità di conclusione. Di Meglio salva sulla linea di porta e Bertoni rinvia, e ancora una volta l'Avellino butta alle ortiche il vantaggio. Obedio verso Godeas che si invola sulla sinistra, attacca Godeas ancora, Carbone lo affronta, Godeas rimane in piedi servendo Sportillo. Sportillo entra in area, messo a terra, rigore! Rigore per il Messina! Rigore al 90esimo! Rigore al 90esimo a favore del Messina. E adesso c'è la possibilità di conquistare la Serie B, esattamente 30 secondi oltre il 90esimo. Atterrato Sportillo. C'è l'opportunità, Torino contro Sansonetti. Deve mantenere la calma, Torino ha la Serie B tra i piedi. Ha la Serie B tra i piedi. Tutta una città trepida con lui. Torino contro Sansonetti, 91esimo minuto. 91esimo minuto, Torino contro Sansonetti. Davvero partita impossibile per i deboli di cuore. Parte la botta e la parata di Sansonetti in calcio d'angolo. La parata di Sansonetti. Il Messina Fox getta alle ortiche la Serie B. C'è Sullo, può andare al traversone, Sansonetti esce e mette in fallo laterale e poi il rinvio. C'è ancora una rimessa con le mani a favore del Messina, ancora un rilancio. Il Messina ha avuto la Serie B nei piedi di Torino, la Serie B nei piedi di Torino, l'ha fallita. Torino che non ha mai segnato un gol in Campania. Campolo può mettere in mischia, ancora Campolo, termina a terra, non c'è punizione. E adesso 3 contro 2, contropiede, contropiede per l'Avellino. Cinelli la botta, para Marruocco. Ci sono ancora minuti da giocare. Sullo per Torino, cerca il corridoio Marra, Torino, serve Marra e c'è calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo, è davvero l'ultima possibilità questa, ora o mai più. Ma il Messina ha avuto la grande occasione sul rigore, è incredibile come l'ha sciupata la Serie B su un calcio di rigore. Parte il traversone, Godeas toglie la palla dalla testa di Sportillo, mentre c'è Bertoni che non riesce a fermare un avversario. Può partire il contropiede, da un momento all'altro potrebbe arrivare il fischio del direttore di gara. Tanto c'è un lancio nella zona di Sullo, ma fa buona guardia l'Avellino. Davvero una occasione incredibilmente favorevole, calcio di rigore sciupato dal Messina al 91esimo. E adesso c'è l'occasione per l'Avellino, attenzione il tiro e la rete, e l'Avellino vince questa partita, e direi anche meritatamente. Messina deve rimandare i sogni di promozione ai play-off dopo una grande occasione, incredibile, incredibile epilogo di questo campionato. L'Avellino adesso regala al Palermo la Serie B.
è davvero una beffa per i sostenitori giallorossi, perché il Messina ha avuto un calcio di rigore al 91esimo, l'ha fatto tirare all'uomo che in campagna da avversario non aveva mai segnato. Adesso esplode anche la rabbia dei sostenitori giallorossi. Al Messina non bastava il pareggio. Questi sono forse i petardi che i giallorossi avevano portato per festeggiare, e invece suonano come una resa incredibile davvero questo finale di gara.